Ma per quanto riguarda noi, da un punto di vista dello sfoltimento della rosa, non penso che sarà difficile, perché magari, non so, i ragazzi che stanno giocando meno, alcuni sono di proprietà di alcune squadre importanti di Serie A, quindi non, penso che faranno poca fatica. Noi dovremmo, ripeto, dovremmo cercare quei giocatori, uno, due, massimo giocatori che ci fanno fare il salto di qualità e che hanno voglia di venirci a dare una mano e che, come hai detto tu prima, ripeto, funzionali al progetto del Pescara. Ma io, che siano tanti, questi lo sapevamo dall'inizio, però purtroppo non è che il mercato non è che riesce a fare sempre quello che vuoi. Poi parliamo sempre di ragazzi, non è che parliamo di oggetti. Noi poi avevamo dei ragazzi anche che erano con delle situazioni in piedi a livello di mercato, quindi poi se non sono state concluse non è colpa di nessuno. Però ecco, quando tu parli di difensori, purtroppo in questo momento è Bovo infortunato, Campagnaro purtroppo ha avuto dei problemi a Genova. Se lo stesso Coda aveva fatto un inizio di campionato straordinario, poi abbiamo Fornasier, abbiamo Perrotta, abbiamo il giovane Risaldi. Secondo me sono tutti giocatori di assoluto valore, io sinceramente non li cambierei con nessuno in Serie B. Io non so quali siano i giocatori che abbiano in fronte scritto sono un giocatore di Zeman, sinceramente, però io parlo come addetto ai lavori, per me un giocatore bravo sta bene con qualsiasi allenatore, l'importante è che uno gli dica quello che deve fare e poi sta al giocatore mettere in pratica quelle che sono le idee dell'allenatore.